Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Martedì 15 luglio. Ariete, il dinamismo lascia spazio a una insolita pigrizia. Rallentate i ritmi se ne avvertite il bisogno, ma occhio a non scivolare nell'apatia. Un atteggiamento passivo vi procura inevitabilmente insoddisfazione e qualche rimorso di coscienza. Toro, superata l'impasse, molte novità vi attendono sui vari fronti, affetti, lavoro e amici. Piacevoli fuori programma, piccanti sorprese. Chiarimenti nelle amicizie, possibilità di piccole vincite al gioco, inviti inattesi, progetti interessanti. Gemelli, dalle stelle alle stalle, con la luna in pesci, complice di Nettuno che confonde le emozioni, le idee, i sentimenti e naturalmente vi destabilizza. A scoraggiarvi entra in gioco una delusione professionale, molti intoppi vanificano gli sforzi. Cancro, ecco una bella giornata da vivere in tutta spensieratezza. L'intuizione funziona a meraviglia, facendovi intravedere soluzioni insperate. Fantasia e creatività si concretizzano in espressioni artistiche di pregevole fattura, sorprese piacevoli. Leone, se qualcuno in famiglia vi rimprovera l'evidente prodigalità, non piccatevi, comportatevi da persone sensate e riconoscete i vostri torti. Inutile piangere sul latte versato, moderate i vostri entusiasmi e chiudete i cordoni della borsa. Vergine, complice di Nettuno, la luna in pesci genera disagio nella sfera emotiva. Sensazione di inadeguatezza in pubblico con gli estranei. Di fronte a minimi contrattempi vengono a galla le vostre ansie. Non cominciate a piangervi addosso. Bilancia, dovrete fare appello alla vostra razionalità per ridimensionare ansie e sensazioni spiacevoli che possono scaturire dal contatto con gli altri. Ricaricatevi positivamente occupandovi di quello che vi piace e mantenendo un certo distacco emotivo. Scorpione, incontri, emozioni, esperienze vivacizzano la quotidianità. Creatività e fantasia sfornano iniziative a go-go da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente imprevisto, la giornata si prospetta piacevole. Cambiamenti positivi su tutti i fronti. Sagittario, l'immagine che proiettate all'esterno non vi piace, ma ciò che più vi disturba è la mancanza di un centro, di una direzione, di un'identità. Se siete di malumore, non prendetevela con il mondo, cercate invece la causa tra le vostre insicurezze. Capricorno, in sestile a Plutone, la luna in pesci vi regala un martedì allegro e stimolante, ricco di propositi costruttivi, sentimenti profondi, una rimpatriata con amici di vecchia data per trascorrere la serata in bellezza, affari redditizi. Acquario, dovreste ritagliarvi dei momenti di relax ed evitare di farvi assorbire completamente da incombenze pratiche poco entusiasmanti. Strategie difensive per prendere tempo, rispetto a questioni di cuore, forse ancora non del tutto chiare. Pesci, la luna nel vostro segno sbanca negli affari, nelle finanze e nel lavoro. Una consolazione per il cuore ancora preda di indecisioni e dubbi. La grinta non vi manca, l'intuito funziona al massimo, saprete costantemente come trarvi d'impaccio.